In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi sei tu, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri, ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Erano stupiti del suo insegnamento. La sua parola aveva autorità. E che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri? Notate come nelle risonanze degli spettatori del Vangelo si parli della parola e non di Gesù. È lei il soggetto dell'azione, come se avesse un suo principio, quasi indipendente dalla figura del Maestro. In realtà, per noi che abbiamo letto e meditato il Vangelo di Giovanni, è chiaro che la parola non esiste senza Gesù, perché Gesù è la parola. Gesù e la parola sono la stessa cosa. È lui la parola che era fin dal principio, è lui il verbo che era presso Dio ed era il verbo che è Dio, ed è il verbo che si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Però oggi l'Evangelista ci fornisce un assist speciale per sganciare la parola dalla figura di Gesù, affinché possiamo fare qualche considerazione in più su di lei. Anzitutto constatiamo come la parola al centro della liturgia nella sinagoga rappresenti qualcosa di autorevole e potente. Ma vedete, è così nella liturgia eucaristica. Leggere la parola ed ascoltarla nella messa non è la stessa cosa. Nella liturgia la parola compie ciò che dice. A conferma potrei citare aneddoti dalla vita dei santi, come Sant'Antonio Abate o San Francesco, che entrati in chiesa avendo ascoltato la parola del Vangelo lasciano immediatamente tutti i loro beni e seguono Gesù sulla via della povertà. Oppure potrei citarvi la testimonianza dei mistici, come Santa Teresa d'Avila, che vedeva nell'appropinquarsi del sacerdote a Lambone per la proclamazione del Vangelo il volto del prete tramutarsi in quello dello stesso Gesù. Ma vorrei consegnarvi qualcosa di più attuale che è capitato personalmente a me. Ho ricevuto qualche tempo fa una lettera di una donna che in estate, venendo in vacanza a Riccione, entrata in chiesa prima della messa, fu chiamata da un ministro della parrocchia a leggere la prima lettura. Lei titubò molto, poi alla fine decise di leggere. Era la lettura in cui Sara, moglie di Abramo, ricevette la notizia dell'arrivo di un figlio, Isacco. Ecco, mi scrisse così: «Anche io desideravo tanto un figlio, ma non potevamo averlo. Quando lessi questa lettura dall'altare, il mio cuore provò una grande gioia. Ed oggi le scrivo per dirle che abbiamo ricevuto anche noi un bambino. Grazie di cuore». Ecco, vedete come la parola compie ciò che dice? Ma senza parola, dove saremmo tutti noi? È proprio vero quel salmo che recita: «O Dio, se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa».